Quest'oggi ci troviamo in provincia di Grosseto, dove abbiamo 3 giorni di ritiro per le arti marziali dove ci alleneremo. Ho deciso di fare l'allenamento routine del samurai Hirayama Kozo, ispirato da un video di Sandro del canale Bumbo Mente e Corpo, che vi consiglio di guardare. È un allenamento che lui ha già fatto e che noi rifaremo oggi qui con le cinture più alte. Allora, l'allenamento Daniela consiste in vari step. Iniziamo con 500 suburi con il bokken, proseguiamo con 300 estrazioni. Poi c'è una lunga camminata di circa 4 km che Hirayama Kozo faceva con il riso, con un sacco di riso per portarlo per sé, per i suoi allievi. Noi non abbiamo il sacco di riso, poi vi facciamo vedere che cosa ci siamo escogitati. Quindi c'è questa camminata di 4 km, poi abbiamo una pratica di un quarto d'ora in acqua, dove noi faremo un kata, poi anche lì vi spieghiamo. Poi abbiamo una mezz'ora di nuoto. Sì. E qui siamo fortunati perché abbiamo la piscina in questo centro sportivo, per finire poi con mezz'ora di lotta a terra. Noi inizieremo da qui, adesso sta per iniziare la lezione, inizieremo con i nostri 500 suburi. Il maestro Hirayama Kozo faceva i suburi con una bokken particolare, più pesante da allenamento. Noi non abbiamo questo bokken, faremo con i bokken normali di legno, ma faremo un suburi, un fondamentale che comprende 3 colpi per ogni suburi. Quindi praticamente compenseremo il peso della spada facendo non 500 colpi, ma per 3 1500. Ok, stiamo per iniziare. Allora, abbiamo finito la prima prova di riscaldamento, alla fine sono stati 1500 colpi e diciamo che il riscaldamento riscaldava. Passiamo alla seconda parte, ci sono 300 estrazioni con la spada, anche qui abbiamo deciso di fare un'estrazione con il taglio che appartiene alla nostra scuola e con rinfodero. Stiamo aspettando un attimo perché Silvia sta illustrando a qualcuno che viene dal karate e che non aveva mai praticato molto con la spada il corretto modo di rinfoderare, perlomeno per poter fare questi 300 estrazioni. Allora, abbiamo concluso anche i 300 tagli, non facile dopo 1500 colpi di spada, che dici? Si sono sentiti di tutti, ecco. Allora, per quanto riguarda la sessione dove il samurai si recava a prendere il riso, e quindi ci sono 4 km di camminata praticamente con il riso, non è chiaro quanti chili trasportasse, e noi abbiamo fatto il conto che praticamente 5 giri del villaggio che ci sta ospitando equivalgono appunto a circa i 4 km che dobbiamo fare. Come era non comodo portarsi dei pesi per tutti, perché siamo in 12 a fare, diciamo, questa prova, abbiamo optato per portarci delle sacche per l'acqua, che abbiamo riempito di vari, come si dice, di varie grandezze. Effettueremo il cammino dei 4 km con le sacche d'acqua. Abbiamo iniziato così la nostra camminata, Daniela. Ora non abbiamo considerato una cosa, però, cioè questi che ci vedranno passare nel villaggio con un'altra cosa è che, non avendo chiaramente calzature giapponese, sarebbe stato troppo semplice farlo con delle scarpe da ginnastica, e quindi abbiamo scelto comunque di farlo, diciamo, con delle ciabatte infradito, che non sono la stessa cosa della calzatura giapponese, però insomma non è comodo. Fatto il primo giro? Sì, il primo giro è andato. Che poi appunto il contenitore dell'acqua non è la cosa più semplice da trasportare. No. Daniela, siamo all'ultimo giro. Sì, l'ultimo giro della camminata di 4 km, più o meno a metà, no, della routine. Sì, più o meno della routine, siamo alla metà, è vero. Già così è abbastanza impegnativo. Si comincia a pesare molto, sì, è vero. Beh, sì. Allora,
abbiamo terminato la sessione della camminata di 4 km, adesso ci sarebbe la sessione di un quarto d'ora in acqua, che noi abbiamo deciso di fare, invece di stare un quarto d'ora in acqua senza fare niente, abbiamo deciso di fare in acqua il nostro kata Sanchin. Dopo invece ci sarà la mezz'ora di nuoto. Abbiamo la fortuna di avere una piscina più bassa dove faremo il kata e poi abbiamo la piscina dove invece faremo la mezz'ora di nuoto. Allora, siamo arrivati alla parte, diciamo, che un po' tutti temevamo, anche perché la temperatura qui non è altissima. Adesso andremo con la nostra sessione di nuoto. Devo dire che la parte in acqua, nonostante abbiamo fatto Sanchin, è stata molto rigenerante. Devo dire che nonostante le 3 ore già fatte delle cinture nere che hanno partecipato all'allenamento di Hirayama Kozo e ora stanno facendo questa sessione aggiuntiva, devo dire che si stanno dimostrando veramente forti sia a livello fisico che a livello mentale. Quindi andiamo avanti con la prova prima di arrivare alla prova finale. Aspettando la lezione conclusiva della lotta a terra, c'è questa sessione con l'allenamento con il bastone. Nella nostra scuola il bastone è un elemento fondamentale del nostro programma tecnico. Oggi ci sono delle ragazzi e delle ragazze tra i più giovani che non hanno mai praticato con il bo e quindi oggi per loro è la prima volta che cominciano ad acquisire le basi per poter maneggiare quest'arma. In questo caso oggi facciamo uno scambio che è della scuola Katori e che prevede un esercizio dove si scambiano bo contro il Bokken. È un esercizio, anche se nel repertorio della scuola Katori Shinto Ryu è uno degli esercizi iniziali, basilari, in realtà l'esercizio non è di facile applicazione, però tutti stanno dando il loro meglio per allenarsi in questo nuovo lato dell'arte marziale che molti iniziano a scoprire oggi per la prima volta. Abbiamo concluso la lezione di Kenjutsu aggiuntiva, diciamo. Aggiuntiva, adesso i ragazzi vanno a farsi la doccia e a riposarsi e noi rimaniamo per fare la mezz'ora di lotta a terra e faremo mezz'ora di lotta a terra continua. Non faremo nessuna pausa, quindi non metteremo nessun timer, inizieremo e metteremo solo il timer per mezz'ora alla fine, sì, intera. E poi la prova sarà conclusa. Siamo giunti alla fine della prova, ormai pomeriggio tardi. Abbiamo fatto questa prova con tantissimo impegno, è veramente stata una prova che ci ha dato veramente tanto, fantastica. Quindi ringrazio Sandro del canale Bumbo Mente e Corpo, che ho incontrato in Giappone l'ultima volta che sono andato, che ci ha dato lo spunto per fare questa prova. E che dire, se praticate arti marziali e ne avete la possibilità e trovate la location adatta, io consiglio a tutti di fare questa prova. Ci vediamo al prossimo episodio. Domani.